Eccoci, allora, benvenute a tutte e a tutti. Siamo con Diana Barreto per le Funambole Radioattive. Diana Barreto è una ricercatrice dell'Università UNAM e è in Italia da un po' di tempo, e sempre appunto per l'università, lavorando per l'università, ed è però anche un'attivista femminista, fa parte di alcuni collettivi universitari e ha anche fatto parte di alcune delle lotte zapatiste, delle lotte e della lotta contro la costruzione dell'aeroporto di Ateco. Ok, grande presentazione di Diana. Ciao Diana. Dunque, oggi siamo con lei perché vogliamo attirare l'attenzione sul Messico, perché la situazione in questo paese è particolarmente critica per le donne, lo è da molto tempo, però con la pandemia e l'isolamento è ancora peggiorata la situazione. Chiaramente le motivazioni della violenza sono strutturali e non emergenziali, però come abbiamo visto per esempio con la tragedia gigantesca dell'omicidio, del femminicidio della piccola Anna Paola, una ragazzina di 13 anni che è stata stuprata e uccisa nel suo letto, e così per tante altre donne. La situazione è ancora peggiorata con appunto l'obbligo di rimanere a casa. Quindi con Diana vorremmo parlare proprio di questi argomenti, cioè di come una situazione già molto grave sia peggiorata in questo periodo. A te la parola, Diana. Eh sì, niente, ciao, hola, come stai tutti? Bueno, prima che tutto ringraziare a Sara per l'invitazione e per me è sempre un piacere parlare con lei e fare questo dialogo che per me sempre risulta più arricchitore. Bueno, adesso è un tema molto, molto complesso. E la situazione che sta accadendo a Messico, perché noi stavamo in una situazione di tantissima violenza e con questa emergenza, con questa pandemia, si stanno intensificando. E adesso a Messico, da gennaio a marzo del 2020, si è contato 964 donne assassinate. E di questi delitti, 244 si possono classificare come femminicidio e 120 come omicidi dolosi. Questa situazione il femminicidio a Messico ha incrementato tantissimo, no? Più o meno alle 2009 si parlava di 6 o 7 femminicidi ogni giorno, e in questi anni, anche l'anno scorso, i femminicidi hanno incrementato da 10 a 14 ogni giorno. E poi anche stanno tutte le donne che sono sparse. E poi un po' questa nuova il femminicidio stanno anche affettando alle bambini e alle ragazzini, no? Questa è una cosa nuova e mai è come è una situazione che stanno esplodendo, no? E più o meno, no? Non so, il problema del femminicidio, penso, è un problema che è molto profondo, no? Che è una combinazione tra il maschilismo in Messico, sta associato al problema anche del narcotraffico,
y el neoliberalismo, ¿no? Que es un problema global. Y entre ambos han producido este incremento del feminicidio, según me. Sí, solo volevo dire, no, che il femminicidio, questo concetto è stato nato a Messico con gli omicidi violenti che avevano a Ciudad Juárez nel 1993. E poi si hanno incrementato come se fosse una pandemia, no? Poco a poco hanno stato abarcato tutto il paese, no? Sì. E noi ti abbiamo avuto come ospite l'anno scorso alla scuola estiva e con te abbiamo affrontato proprio questi temi molto importanti e abbiamo poi, diciamo, lanciato l'appuntamento per ricordare il femminicidio di Ali Cuevas, che era una compagna del tuo collettivo, un'amica, e questo, diciamo che forse è bene ricordarlo, Diana, cioè il passaggio che è stato fatto proprio sull'onda del femminicidio di Ali, perché prima delle proteste che si sono susseguite dopo l'omicidio e sono durate un anno circa, appunto da parte delle femministe, dei collettivi universitari, c'è stato un cambiamento proprio nella legge, no? Cioè questo passaggio dall'ottica di qualcuno che uccide e quindi compie un femminicidio perché è uno sconosciuto e così uccide una donna in quanto donna, all'estensione della categoria di femminicidio. No, ce lo vuoi ricordare? Sì, più o meno vogliamo parlare di che sì, prima che hanno apparecido questo concetto che parlavano dei femminicidi perpetrati dove il corpo della donna vengono torturato e nella parte intima anche, no? E apparecevano alla strada. E questo era il concetto di femminicidio. Poi quando ha caído questo successo di Ali Cuevas, ma si parlava di, non si parlava di un femminicidio, ma non si riconosceva come nella società messicana come un femminicidio, perché lei è stata uccisa dal suo ex fidanzato. E poi il femminicidio parlava sempre in questo contesto di città Juárez, dove erano donne che erano povere, no? Donne che erano operarie, no? E anche erano donne che erano migranti. Invece Ali era una studiante di lettere classica, no? Lei era una poetessa anche, e il suo ex fidanzato era un direttore di teatro. Quindi stiamo parlando di, non era né povera, no? E perteneva a una classe sociale diversa, no? De come il femminicidio abbia stato nato, no? Ma poi il mio collettivo, che si chiamava Li Somos Todas, noi parliamo e lavoriamo tantissimo con l'avvocato che stavano llevando il problema di Ciudad Juárez, no? E loro nos hanno detto che sì, la differenza tra il termine di femminicidio e quale altro omicidio è che il femminicidio è un crimine di odio, prima. E questo crimine di odio è perché è quando il corpo vengono distrutto, no? In questo caso di Ali, il suo corpo è venuto distrutto perché lui le ha dato 26 pugnalate alla testa. E poi, qualcuna altra cosa che mi pare più importante, che l'avvocato nos parlava, no?
era de cómo se hanno cómo se faceva tutta una explicazione sociale e se culpabilizzava alla donna del suo proprio omicidio, no? Certo, sì. Come si faceva una colpa del proprio femminicidio alla donna? Sì, Cioè, i media poi quando lo raccontano, dici tu. di come si culpabilizza del proprio omicidio con una giustificazione morale, no? De ciò che una donna deve essere, no? Tipo lo che si dice qui, se l'è cercata. Sì. E infatti quello che tu ci raccontavi è che prima della vostra lotta, del vostro intervento, quando l'omicidio di una donna avveniva all'interno di una relazione intima, era una specie del nostro delitto d'onore, cioè non era femminicidio, ma era appunto un delitto dovuto al rapto, dovuto alla gelosia, dovuto alle dinamiche di coppia private e non appunto ad un non era a tutti gli effetti appunto un omicidio di una donna. Sì, la prima donna. E così, in questo senso voglio parlare di come la prensa, no? Come i giornali hanno usato questa notizia, no? E che i giornali stanno facendo una labore proprio molto distruttiva per la società messicana, perché, tipo nel caso di Ali, loro hanno pubblicato le foto del suo corpo distrutto. E poi hanno fatto tutta la narrazione molto dettagliata di come lui l'ha ucciso, no? E con una foto propriamente orribile, no? E poi hanno fatto questo racconto di amore a pace, hanno detto, no? Che questo è un amore a pace, un amore passionale, che questa cosa così passavano, no? E noi abbiamo cominciato a parlare anche a scrivere sul concetto di femminicidio intimo, no? Che era quello che è successo dentro di una coppia, e che questo era un femminicidio perché il corpo veniva distrutto e poi tutta la società stavano culpabilizzando a lei del suo proprio omicidio, no? E queste sono per me le due fattori che sono il femminicidio, no? Sì, il caso di Ali no, non è stato classificato come un femminicidio, ma come un omicidio doloso. Ma poi abbiamo cercato poi di fare tantissime diligenze con gli avvocati, no? Organizzazione sociale, e tantissima gente che stavano lavorando anche su questi problemi, de che il femminicidio venga al codice penale, no? E si è trattato diversi di un omicidio doloso perché è un crimine di odio, nel senso che non è solo contro una persona individuale, sino è contro il concetto di donna, no? Perché il corpo viene distrutto, no? Non è Sì. come tipo un crimine normale, no? Diciamo che sì, una donna, no? Assassinata dal proprio figlio con il scopo di avere la sua eredità o di tenersi la casa, e l'obiettivo di questo omicidio, infatti, sono i soldi, no? E questo non è un femminicidio. È un femminicidio quando il corpo viene distrutto, no? Noi quando abbiamo cominciato questa lotta al 2009, tipo tantissimi amici, no? Mi dicevano: no, questo non è un femminicidio, no? Questo non è un femminicidio, voi stanno esagerando tutto, no? Però è stato un largo percorso cambiare questo concetto, no? E poi penso che qui, in questo senso, sì, la prensa adesso stanno facendo questo lavoro
molto restrittivo, no? Tutto i giornali, no? Ma pubblicare la foto, fare la narrazione è come proprio. Sì, è come. In un senso è come promuovessero, no? Il concetto, no? Di femminicidio, dici tu. Sì, anche dei. Ma sì, questo. Una della versione che parliamo con l'avvocato di Ciudad Juárez, quando noi ci parliavamo, era che il femminicidio a Ciudad Juárez pensavano che erano, che stavano molto relazionati con il cine gore che si consumia in Stati Uniti. Con il, scusa. Il cine gore. Che cos'è? Il cine gore è un. Sono in un film che stanno nel mercato nero negli Stati Uniti, che dove filmano gente o donne che sono struppate o uccise o torturate. È come una specie di perpetuazione, no? Okay. E poi di tanti anni e anni di ricerca su perché in Ciudad Juárez hanno cominciato questo tipo di omicidi, e loro stavano ricercando questa via, e quella è una delle più grandi di perché hanno cominciato, no? E questo cine gore è popolare negli Stati Uniti. L'ultima domanda ti volevo chiedere, ma tu sei stata di recente in Messico, che cosa si sta muovendo? Ci sono delle iniziative, anche se appunto ovviamente magari ridotte, tra virgolette, alla sfera virtuale o insomma da parte delle femministe per in qualche modo intervenire in questa nuova recrudescenza, che nuovo aumento, nuova. Così, guerra contro le donne, no? Di cui anche tu ci parlavi quando ci siamo incontrate l'anno scorso. Si sta muovendo qualcosa? Sì, penso che sì. Bueno, prima che arrivare all'emergenza avevo una marcia grandissima, no? La marcia più grande di tutta la storia del Messico, no? Hanno sceso a strada 100.000 donas. 6 milioni o 6.000? 100.000 6.000? donne A Città del Messico. in Messico, sì, e questa è stata la marcia più grande, no? E poi stanno, bueno, in tutta l'università della UNAM è stato un movimento grandissimo, no? Grandissimo, grandissimo, dove stanno tantissimi collettivi femminista che si hanno preso l'università e diversi istituti in Chopro, in quella Sopra è Chopro, sì. ok, che cos'è? È un Chopro come una huelga, un paro. Hanno fermato l'università. Ah, lo sciopero. Il Chopro, sì. Sciopero, ok, si sta Sì, ok. hanno fatto un sciopero grandissimo di 4 mesi. 4 mesi che hanno fermato tutta scuola dell'università. E questo sono collettivo femminista, di femministas molto giovani, di 8 anni, 20 anni, no? E che loro hanno cominciato a lavorare sulla questione che all'università deve essere un spazio libero di violenza maschile, no? Sì, e quindi in questo senso penso che un po' la strategia è lavorare a una sfera locale, no? Locale, molto molto locale, e dove sta il tuo proprio circolo sociale, no? Perché adesso lo che sta succedendo
succedendo in Messico è grandissimo, no? Messico è grandissimo e penso che qualcuna un po' la tendenza è lavoriamo insieme sulla propria nostra realtà, no? Come Ok. dicono i zapatisti, cada uno desde su trinchera, no? Ok. Dove tu stai, tu lavori intorno a questo, no? E penso che questo è più effettivo, ma non so, questa situazione, noi sì, abbiamo lavorato tantissimo su un movimento femminista forte, no? A Messico, adesso sta il movimento più forte, ma le donne sono uccise, no? Perché noi stiamo in mezzo di una guerra, che è lo che io adesso stavo parlando prima, no? Perché questo sta accadendo perché noi stiamo in una situazione di guerra, anche questo è il neoliberalismo, no? Il neoliberalismo avanza, la guerra avanza, il femminicidio incrementa. È una cosa che incrementa, no? E poi certo che uno dei problemi più grandi che stanno perpetuando anche il femminicidio è la continua impunità. Perché la gente, perché non hanno una giustizia, no? Non vengono puniti. Non vengono puniti, quindi questo è un messaggio molto forte, no? Per gli homos maschilistas messicani, ma tu puoi uscire e non passa niente, no? No, infatti, infatti. E puoi uscire donne, anche uomos, anche bambini, no? Puoi uscire tutto e sì. E quindi la violenza è come un cancro, no? Che ha cominciato dal 2006. Con l'inizio della strategia dell'ex presidente Calderón di fare una guerra contro il narcotraffico, e così è avvenuto tutto distrutto, no? Piano piano. Eh sì. Va bene, Diana, io ti ringrazio tantissimo anche da parte di tutte quante e anche naturalmente è molto preziosa la riflessione che ci dai. Anche qui c'è un'idea, comunque una riscoperta dei territori. Noi abbiamo anche a partire da un mutualismo rispetto a quello che può servire in questo momento di totale isolamento per le persone più isolate, per le persone più fragili, si sono attivate delle reti territoriali autogestite che cominciano a ritessere magari delle relazioni che si erano andate perdute, cioè si erano perse, in un'ottica, appunto, come dicevi tu, di neoliberismo, in avanzamento, no? Di individualismo, eccetera. Mentre in questo momento, almeno per esempio qui a Roma, ma per esempio anche a Milano, ci Sì. sono delle reti che stanno nascendo da strutture, diciamo, che c'erano prima, ma che ora si stanno mettendo in gioco in questo modo, no? Cioè proprio per reagire a questo distanziamento sociale che rischia di essere deletereo e mortale anche oltre, diciamo, il contagio. Ok, grazie, grazie Diana. Grazie E a te. Muchas gracias, per i abrazo. nostri ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente vi aspettiamo alla prossima puntata. Sì, è Ciao! un piacere. Ciao. Ciao! Ciao, ciao.